una giornata di gioco e di festa per la doppia inaugurazione dei giardini delle Montagnole e del tendone per le attività sportive. Grazie al contributo del Lions Club Pontassieve Valle del Sieve e il lavoro dell'azienda Urban Design, l'amministrazione comunale ha installato nuovi giochi accessibili a tutti, pensati per accogliere anche le bambine e i bambini con disabilità, secondo i criteri con cui il comune ha già realizzato il parco a Sieci. Nello specifico, i lavori, oltre ai giochi, prevedevano la ricollocazione di quelli esistenti e una nuova pavimentazione in gomma colorata. A questa si va ad aggiungere anche un nuovo bagno pubblico, utile perché le Montagnole restano una zona molto frequentata di Pontassieve. All'inaugurazione non sono mancate le parole di soddisfazione del sindaco di Pontassieve, Monica Marini. Avevamo proprio il desiderio di dedicare un progetto di riqualificazione, ristrutturazione, rinnovamento e ampliamento di questo parco proprio per questa ragione. Lo abbiamo voluto fare dando una, diciamo, con una modalità che è un po' la scelta che abbiamo fatto da qualche anno, di rendere questo parco accessibile a tutti i bambini, quindi renderlo un parco fruibile a bambini che sono anche che magari appunto hanno una disabilità. E quindi la scelta è stata questa. Dopo Sieci, che era stato il primo progetto importante di riqualificazione in quest'ottica, abbiamo voluto dedicare questa attenzione anche al Parco delle Montagnole. Infatti i giochi nuovi che abbiamo installato con appunto la pavimentazione poi appositamente dedicata, sono giochi che accolgono sia bambini normodotati che bambini con disabilità, e soprattutto l'ottica è quella di farli giocare insieme, perché insomma non dobbiamo, non vogliamo creare delle aree specifiche per non vogliamo dividere, vogliamo unire, vogliamo che i bambini possano stare, abbiano la possibilità di stare tutti insieme e giocare. L'emblema di questo parco, dei vari giochi che ci sono, è un po' l'emblema di tutti i parchi che stiamo realizzando, l'altalena col cesto che si vede sullo sfondo, e quindi già vediamo come viene utilizzata e come è un elemento di grande gioco di comunione, di unione, insomma, dove tutti i bambini stanno insieme. In quell'altalena appunto davvero tutti i bambini possono giocare e divertirsi insieme, e questo è un po' il per noi, insomma, il simbolo del lavoro che stiamo cercando di portare avanti un po' su tutti i parchi del nostro territorio comunale. A Pontassieve dunque si rinnovano gli spazi ricreativi per i bambini. Adesso il Parco delle Montagnole è accessibile davvero a tutti, senza distinzioni. Infatti i giochi sono stati progettati, realizzati e montati dall'azienda di Urban Design, seguendo la filosofia dell'inclusività, tanto cara anche a Lorenzo Pini, il titolare della società. Questa è un po' la filosofia dell'inclusività che come azienda abbiamo cercato di sensibilizzare insieme alle amministrazioni e ai cittadini, questo concetto, cioè non di dividere ma di unire. Siamo passati da delle concezioni dove si tendeva a mettere il bambino diversamente abile su una struttura e il bambino normodotato su un'altra, e noi abbiamo iniziato con una cosa molto semplice, cioè quell'altalena con quei due sedili dove il seggiolino a orsetto, che a me piace molto perché comunica anche un senso di simpatia, di giocosità, è dedicato ai bambini diversamente abili che possono andare sulla stessa altalena insieme ai bambini normodotati. Questo per noi è un grande risultato perché ci permette di unire e di far sentire tutti uguali, anche se per un breve periodo, però in un momento fondamentale che è il momento del gioco. Da lì poi sono nate altre strutture come la casetta inclusiva, come l'altalena al cestone, le molle, i giochi a molle e tutta una serie di strutture che possono essere anche più complesse. Però ogni area che viene realizzata seguendo la filosofia dell'inclusività. Il rinnovamento del parco, come detto, è stato possibile grazie al contributo del Lions Club Pontassieve Valle del Sieve, che in aggiunta ha donato un defibrillatore installato all'interno del parco. All'inaugurazione era presente il presidente Maurizio Mannelli. Siamo un tramite fra la necessità e la facoltà di rintracciare ciò che serve per supplire alla necessità. In questo caso il comune aveva carenza di giochi per bambini. Ora, evidentemente a tutto il mondo i bambini e gli anziani sono, diciamo così, di primaria importanza, e allora noi abbiamo accolto questa necessità, abbiamo capito che era una cosa buona e quindi ci siamo organizzati. Abbiamo realizzato una bella festa che è stata chiamata Varie Età,
perché abbiamo raccolto una differenza tale di età e di personaggi che era carino fare un po' una scivolata su questo nome. Poi varietà non è più in uso, quindi per noi si trattava di fare un qualcosa di diverso, di nuovo, di brillante. Sono intervenute tante persone, nel contesto sono intervenuti anche dei nostri soci che avete visto sul cartello, che hanno fatto delle donazioni specifiche. Quindi mettendo insieme quelle donazioni e il ricavato attraverso la festa fatta al hotel, e devo dire che loro stesso, i signori Cardini, non hanno voluto nemmeno un centesimo per poterci dare i locali, quindi sono stati di una generosità unica, e questo a noi ha riempito il cuore di gioia e abbiamo proseguito, abbiamo trovato la struttura che fa i giochi, anche loro sono stati molto 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 aperti e hanno aderito a tutte le nostre richieste, è venuto fuori quello che voi avete visto stamani, e noi siamo orgogliosi di averlo fatto e spero che il popolo sia gioisca di questa fruibilità. Tutto qua. Successivamente l'amministrazione comunale ha inaugurato anche un nuovo tendone per attività sportive realizzato nei pressi del Parco delle Montagnole. Il tendone è stato interamente realizzato e sarà gestito dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circo Tascabile. Il Circo Tascabile si occupa di progetti e percorsi sportivi inclusivi e di sostegno a tutti i bambini, con particolare attenzione alle disabilità, in collaborazione con le scuole e con l'ASL. Questo nuovo spazio va a rispondere alla richiesta di corsi artistici e culturali per la comunità di Pontassieve. Il tendone ha un diametro di circa 18 metri e all'occorrenza potrà ospitare anche altre attività, oltre a quelle circensi, ed ospitare iniziative di varie associazioni del territorio impegnate in ambito sportivo, artistico, culturale e sociale. Ancora una volta la parola chiave è inclusività, come ci spiegano Lapo Botteri, responsabile tecnico del Circo Tascabile, e Carlo Boni, assessore di Pontassieve con delega allo sport e alla cultura. Spazio Mob è la società che è stata fatta per gestire il tendone. Circo Tascabile è la scuola di circo che c'è alle spalle, è quella che diciamo ha preso la convenzione col comune, che però poi è stata data alla società per varie per varie agevolazioni di gestione dell'impianto. Quindi praticamente Spazio Mob è la società che gestisce il tendone, lo affitta alle varie associazioni, e Circo Tascabile è l'associazione che gestisce tutta la parte di circo che viene svolta dentro il tendone. Quindi in realtà il Spazio Mob è quello che poi si rapporterà alle tutte le altre associazioni o società o enti di volontariato che vogliono affittare il tendone. Quindi in realtà Spazio Mob gestisce, Circo Tascabile fa attività di circo ludico educativo. Allora, Circo Tascabile lavora fino agli 8 anni alla scuola di amici Splesso Reni. Dopo gli 8-10 anni, dipende dalle discipline, vengono messi nel tendone. Il tendone è uno spazio di specializzazione, si lavora già sulle discipline monotematico, le compagnie di spettacolo. Quindi diciamo che tutti i corsi introduttivi vengono fatti fuori dal tendone e i corsi di specializzazione si svolgono dentro. Sì, oggi dobbiamo dire che è una giornata veramente speciale, perché oltre ad aver inaugurato questo parco inclusivo abbiamo l'opportunità anche di inserire qui dentro questo ambiente nuovo, questo spazio nuovo voluto da un'associazione del territorio, un'associazione che già lavorava con i nostri ragazzi da un punto di vista sportivo, ma oggi sarà ancora più inserita nel contesto della nostra comunità e darà una grossa risposta da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista sociale, perché sappiamo che lo sport, oltre a essere importante per quello che dà, per i valori che porta ai nostri ragazzi, è importante anche per il presidio che crea e che genera all'interno di un territorio e di un quartiere urbano. Qui la zona dei Villini è una zona molto popolata, densamente popolata, e avere delle strutture gestite da associazioni territoriali fa sì che in qualche modo ci sia una risposta importante anche a livello sociale. Per questo siamo veramente soddisfatti di aver sposato questo progetto dell'associazione Circo Tascabile e di Spazio Mob, che hanno realizzato questa bellissima struttura. Noi dal canto nostro abbiamo dato la piena disponibilità, la massima disponibilità nel concedere loro il terreno e nell'inserirla proprio in un ambiente per quanto ci riguarda e per quanto abbiamo pensato idoneo.